Sono dei Quando non ci migliorando. accorgiamo di niente, vuol dire che si sta lavorando veramente con attenzione e cura. Quindi grazie per lo sforzo organizzativo, perché e poi dopo, appena ci raggiunge anche il Premio Nobel, inviteremo subito il Presidente del Parco a unirsi con noi, perché abbiamo la fortuna di vivere in un luogo che è meraviglioso, però è un luogo che va protetto anche da questo punto di vista. Mi hai rubato l'occasione di fare tutto l'elenco di chi interveniva, però dato che mi è stato dato un compito in modo molto preciso, dovete sapere che molto spesso io ho il problema di essere caotica e che vado a ruota libera. E invece mi sono state delle scalette molto precise dal punto di vista organizzativo. Benvenuti. Salutiamo anche l'onorevole Vietri, che è in sala, che mi scuso non avevo prima. Benvenuto, grazie per la vicinanza. Allora, come ricordava prima il sindaco, questo progetto, questa iniziativa viene fuori da una forte, stretta collaborazione sull'organizzazione del comune di Ascea, ma il progetto nasce da una stretta collaborazione e grazie all'intervento della DP Italia, Disabled People International, il Movica APS, Movimento per la Vita Indipendente delle Persone con Disabilità Campania, e l'Associazione Culturale Radici Eleatiche. L'evento ha il patrocinio della diocesi di Vallo della Lucania e dobbiamo ringraziare anche la Fondazione Alario, che con la solita disponibilità e apertura a tutti gli appuntamenti che hanno un rilievo non solo culturale ma simbolico, che ospita l'appuntamento e quindi è anche sostenitore di questa iniziativa. Poi diciamo che voglio ringraziare anche Piergio Miraldi, rappresentante del comune di Vallo, e tutti quanti voi, come dicevamo prima. I saluti, cerchiamo di muoverci per accogliere al meglio questo appuntamento, ma anche per mantenere questa idea di dialogo, è il tema portante anche di. Di persona con disabilità nella Convenzione delle Nazioni Unite, vedete che le caratteristiche di persone che hanno limitazioni funzionali, prego Denise di non usare invalidità, ma i nuovi linguaggi internazionali. Le persone che hanno limitazioni funzionali entrano in interazione col mondo e scoprono che il mondo le ignora, le discrimina, le mette in condizione di non poter partecipare. Se levate la parola iniziale limitazione funzionale, mettete donne, mettete migranti, mettete omosessuali, mettete quelle caratteristiche che una società non ha voluto considerare uguali, voi scoprirete che la responsabilità della discriminazione è di quella società. Non è un fatto che riguarda solo alcune persone. C'è una cultura che mette in campo la produzione di discriminazione. A esserne consapevoli significa che parlare di non discriminazione è parlare di alta cultura umana, è parlare di qualcosa che ci riguarda tutti i giorni, perché Eleanor Roosevelt, che era la moglie del presidente degli Stati Uniti in sedia a rotelle, diceva: dove sono i diritti umani? Sono nel nostro quartiere, nella scuola, negli ospedali, sono all'interno del mondo di lavoro, sono nella nostra quotidianità. Quando noi discriminiamo, violiamo i diritti umani. Quindi la mia domanda è: come
all'interno di questa produzione di discriminazione si può intervenire per cambiare, non solo con fattori individuali, ma con un cambiamento culturale più generale. Je pense qu'on peut soulever la question qui est très très importante, puisque je considère qu'aujourd'hui, moi j'ai cette conviction que c'est à partir de cette discrimination que nous arrivons à des drames que l'humanité a connus. On sait, par exemple, le comportement d'Hitler pour toute personne qui avait une disabilité ou une capacité fonctionnelle. Pour son raisonnement, toutes ces personnes ne devraient pas exister. Et vous dites que c'est la production de la société. C'est très vrai. Parce que moi, je crois que Dino l'a dit. Moi, je considère aujourd'hui que je suis discriminé. Il y a la loi, il y a le droit international et humanitaire. Il y a la charte des Nations Unies qui est connue. Mon pays, on a déjà tué 6 millions de personnes. J'ai été dans tous les parlements, même le parlement italien, pour dire, tout simplement, appliquer la loi, puisqu'il y a une loi. Un pays ne peut pas venir dans un autre pays, tuer, violer, détruire, piller, et le monde regarde, le monde s'éteint. Et quelques temps après, il y a la guerre de l'Ukraine, on la voit à la télévision tous les jours. Et quand je parle là, il y a des personnes qui sont en train d'être tuées dans mon pays. Quelle est l'autre raison que je peux donner? En dehors du fait d'être discriminé, de ne pas être considéré comme l'autre. Et l'autre qui décide considère que lui peut mourir, c'est pas un problème. Parce que s'il me considérait comme étant égal à lui-même, et donc je crois que si me considérait comme étant égal, certainement qu'il pouvait se dire on ne viole pas la loi, le droit international le disent, on ne tue pas, puisque 6 millions. C'est un véritable génocide. Mais même connaître, même le faire passer à la télévision, ça n'existe pas. Pour moi, c'est une forme de discrimination et qui entraîne les drames. Je sais. Non, ti do il mio. Ok. La cosa fondamentale che è stata detta è che esiste una legge. Esiste una legge che se fosse applicata già eviterebbe tanti problemi. Il problema alla base di tutto, insomma, della discriminazione e di quello di cui si è parlato prima è anche un problema culturale, un problema che purtroppo porta a tutti quanti noi a subire, quindi nonostante ci sia una legge che non viene applicata, questa è alla base di tutto. Poi non so se c'è qualche altra cosa che dobbiamo. No, lui ha sì, detto. Sì, perché lui ha sottolineato un aspetto fondamentale. Pensate, tutti i giorni io vedo la guerra testimoniata dall'Ucraina. Ma la guerra in Congo, che ha fatto 6 milioni di persone, che attualmente continua a farla, non esiste né nella stampa né nella televisione. Io mi sento fortemente discriminato, perché viene a mancare qualcosa che è alla base. Lui parlava delle leggi, quindi le leggi esistono, internazionali, le leggi nazionali, ma lui dice io non esisto nel mondo. Il mio lavoro, che voi oggi conoscete e avete apprezzato, all'interno delle dinamiche internazionali io sono una nullità.
perché nel mio paese si può morire, si possono uccidere 6 milioni di persone e nessuno dice niente. Allora, vogliamo dare anche la parola un po' al pubblico, anche perché dopo 4 domande abbiamo sia un momento anche, ritorniamo ai nostri ospiti anche con il governatore dei Lions del distretto distretto Italy, che rappresenta 3 regioni, e quindi volevo però farla intervenire dopo qualche domanda per darle più spazio, però se lei è già pronto. Lei è pronto. Allora, mi alzo in piedi così. Tommaso Di Napoli, governatore per quanto riguarda i Lions, del distretto Multidistretto Italia, che riunisce la Campania, la Calabria e la Basilicata. Come lei mi diceva all'inizio, rappresenta mezzo milione di o un milione e mezzo di persone. Grazie. Allora, ci tenevo a parlare sia perché sono medico e quindi capisco benissimo le difficoltà.